La staffetta, storie ribelli e cronache perdute. Una trasmissione di Terra Nullius Narrazioni Popolari. Manto di umore soffuso, stelle sopraffatte dalle pulsazioni. Estoy del suelo donde nací, inmensa nostalgia invade mi pensamiento. El verme tan solo y triste, cual joven el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sur, suspiro por verte, ahora que ben ritrovati a tutti sulle note di Canzon Misteca nella versione di Francesco Forni e di Ilaria Graziano, canzone presente anche sul loro ultimo album From Bedlam to Linen. Francesco Forni, che ringrazio fin da ora perché ha curato le scelte musicali di questa terza staffetta, La Spia del Vento, e dopo essere stati a Cuba nelle ultime settimane della rivoluzione, dopo aver affrontato l'esperienza di resistenza della Volante Rossa, approdiamo in Messico. Siamo nel 1911 e vedremo come attorno alla figura di Emiliano Zapata ruotano tante vicende. Fortunatamente c'è una figura femminile costretta a fare la spia al vento per salvarlo. Naturalmente siamo sui 105.85 in FM e su www.radiokairos.it, e questo è il terzo episodio della trasmissione La Staffetta, storie ribelli e cronache perdute, una trasmissione del collettivo Terra Nullius Narrazioni Popolari. Allora vi auguriamo un buon ascolto con La Spia del Vento, che è un racconto di Lorenzo Iervolino. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Nel momento in cui la porta del grande ufficio presidenziale si chiude, il silenzio pervade la stanza, riempiendola di un nuovo e pesante presagio. I rivoltosi non sono sbandati sotto gli attacchi della cavalleria messicana, ma stanno ottenendo alcune vittorie, e soprattutto quel che più duole l'animo dell'ex generale ancor prima che la sua fredda compostezza di presidente è che quel manipolo di contadini senza terra ha una strategia. Porfirio Diaz, presidente e padrone del Messico da 4 decenni, sente improvvisamente tutto il peso dei suoi 81 anni sulle spalle larghe e forti, e nella testa, sempre allenata ad ideare tattiche, valutare accordi, cospirare e punire. Poco prima di abbandonare la stanza, il generale Leiva gli ha dato notizia del fallimento della campagna del Morelos, e poi, dopo la porta chiusa, solo quel silenzio in tutto l'ufficio presidenziale, forse in tutto il Messico. Un silenzio con cui Porfirio Diaz, il vecchio leone, vuole immediatamente fare i conti. We'll be right back.
Quel che posso fare per voi è ben poco, signor Zapata. Se fosse vero, quel che mi dice è questione di avvocati, aveva detto Porfirio Diaz, fissando negli occhi quel ragazzo snello, vestito di tutto punto e così sicuro di sé. Tutt'altra personalità rispetto alle decine di contadini che lì, alle sue spalle, accorsi in massa a quel ricevimento mensile, sembravano a malapena intendere le sue parole. Emiliano Zapata si era presentato come il portavoce dei Pueblos di Ayala e Anenequilco per denunciare un fatto. La vicina hacienda di Santa Cruz aveva invaso le loro terre poche settimane prima del raccolto. Al mattino i campesinos che per generazioni si erano spaccati la schiena su quelle terre scoscese avevano trovato nuove recinzioni innalzate davanti al loro stupore, capaci di allargare a dismisura i confini della loro miseria già abbastanza ampi. Questione di avvocati o no, signor Presidente. Quelle terre sono nostre, noi dobbiamo riaverle perché ci servono per vivere. O il nostro Presidente pensa che noi possiamo vivere altrimenti. Zapata non smetteva di sostenere lo sguardo del dittatore, alle spalle del quale una maestosa libreria si alzava per quasi 5 metri, a voler marcare l'incolmabile differenza tra i due, Zapata circondato dai contadini e Don Porfirio da libri, parole e formule incomprensibili. «Se davvero sono le vostre terre, allora andate a misurarle e fatene una mappa, così da poterla portare in tribunale, e se lì dimostrerete che ne avete diritto, io sarò il primo a sostenere la vostra causa». Porfirio Diaz aveva abbandonato la scrivania, si era posizionato in piedi davanti a Zapata. Il presidente era più alto, più largo di spalle, ma il ragazzo, noto come abile cavallerizzo, era prestante, dai movimenti scattanti, e mai aveva abbassato lo sguardo in segno di riverenza, di debolezza o sottomissione. E come colto da un'illuminazione improvvisa, a sentire quelle parole che a qualsiasi altro orecchio sarebbero suonate come un atto di benevolenza, Zapata intuì un qualcosa in più. Il presidente, con voce cauta e paterna, voleva mandarli a misurare le terre prese di forza dall'azienda, così che i rurales, cioè gli eserciti autonomi che difendono i proprietari terrieri, li avrebbero potuti sorprendere e aggredire, perfino ammazzare. Insomma, quella suggerita da Porfirio Diaz era un'autentica trappola. E invece, per Emiliano, quelle erano parole sante, parole che bisognava sfruttare proprio come una trappola che, una volta rigirata, può fare del male al proprio nemico. Ben detto, signor Presidente. Sarà quel che faremo. Misureremo le terre. Il primo mattino dopo il ritorno da Città del Messico, donne, anziani, bambini, giovani e uomini, insomma, tutte le anime di Ayala e Anenequilco erano state chiamate per una grandissima fiesta, una parata con tanto di chitarre, balli e galoppate a cavallo, per chi ce l'aveva. Emiliano Zapata aveva organizzato la festa di tutti e due i paesi al grido di «Viva Porfirio Diaz! Viva il presidente!» Le terre le avrebbero misurate alla luce del giorno, in centinaia di voci festanti e braccia forti, pronte a difendersi se necessario. Invece del gesto furtivo ed avventato di una manciata di uomini facilmente attaccabili dentro terre recintate, avrebbero celebrato una festa di riappropriazione dei campi e per giunta per mandato del presidente in persona. Mentre i canti e le danze riempivano la valle, dalla parte opposta di quel lembo di terra che risaliva la schiena del colle, una persona appena ritornata in Messico, dopo un lungo periodo in Europa, stava ammirando, incuriosita ed affascinata, quello strano momento di festa. Da lontano, tra quei corpi in movimento, aveva intravisto un uomo a cavallo che dava ordini. Correva dalla testa alla coda del corteo, lo fiancheggiava animandolo, lo teneva in pugno. «Don Ernesto,
Lei sa chi è quell'uomo? Aveva chiesto Elene Puntipirani al suo accompagnatore, rallentando la cavalcata e fermandosi a guardare la scena. Elene aveva meno di 30 anni e da circa 10 viveva a Parigi, dove era diventata giornalista. La sua famiglia era però appartenente all'altissima nobiltà romena, imparentata con l'aristocrazia terriera dello stato del Morelos. Lei, bianca come porcellana e agile come una mazzone, fin dall'adolescenza era cresciuta su quelle stesse terre arse dal sole che ora, davanti ai suoi occhi, erano attraversate da quell'uomo a cavallo e dalla sua gente in festa. «Don Ernesto, lei sa chi è quell'uomo?» aveva insistito, senza farsi frenare dall'imbarazzo verso il ricco proprietario di cavalli che la stava scortando in quella passeggiata. «Beh, eccellenza, le saprebbero rispondere anche le pietre del Morelos. Quello è Emiliano Zapata.» A sentire quel nome, Elena Puntipirani diede una leggera strigliata al cavallo, come per voler guadagnare qualche altro metro ed avvicinarsi un po' di più a lui. «Emiliano Zapata!» Non ci poteva credere. Lo stesso Emiliano Zapata, che appena tredicenne le aveva portato un mazzo di orchidee in segno di apprezzamento. Lo stesso Emiliano Zapata che aveva acceso in lei il fuoco della passione. Ma anche quello stesso che, suo malgrado, le aveva fatto conoscere da subito la distanza tra la sua gente e il popolo. Una distanza che lei, come Emiliano, aveva sempre detestato. Elene era ancora assorta nei suoi ricordi, quando, con la coda dell'occhio, dall'altra sponda della valle intravide l'avanzata a cavallo dei rurales. «Don Ernesto, che succede? Perché non se ne avvedono?» L'uomo rimase senza parole. Probabilmente le sentinelle di Zapata non si erano ancora accorte di niente. I soldati si avvicinavano armati e quando finalmente una staffetta era riuscita a dare l'allarme, i rurales erano già troppo vicini per poter convincere le persone a non sparpagliarsi, a non ritirarsi disordinatamente. I rurales risalivano il colle, arrivando ormai a poche decine di metri. «Eccellenza, venga, torniamocene indietro», disse Don Ernesto, ma Elene Puntipirani non ne voleva sapere. Il suo sguardo tagliava la scena in maniera decisa ed era incollato sulle briglie di Zapata. Quando si sono sentiti i primi spari, Elene vide Emiliano organizzare in tutta fretta la ritirata delle donne e degli anziani, ordinare una copertura da parte degli uomini a piedi e dei pochi a cavallo, divisi in piccoli gruppi che avrebbero dovuto confondere l'attenzione dei rurales. Ma quelli, fucili spalla, avevano un obiettivo ben chiaro: il portavoce del popolo, l'animatore di quella provocazione, l'addestratore di cavalli chiamato Zapata. Era verso di lui, infatti, che due rurales stavano puntando una mitragliatrice da 35 mm. L'avevano caricata. E come se potesse sentire quel desiderio di morte nei suoi confronti, Zapata girò il cavallo. Estraendo il lazzo, puntò verso i due soldati, ma era lontano per poterli fermare. Troppo lontano, pensava Elene Puntipirani, e così il cavallo della giovane principessa giornalista venne sospinto fino a mettersi tra la mitragliatrice e il suo obiettivo, tra Zapata e la morte. I rurales, increduli per il gesto della donna, non azzardarono a sparare. Zapata, accorciatesi le distanze, aveva potuto lanciare il lazzo che si avvolse perfettamente sulla canna dell'arma, facendola volare dalle mani dei suoi nemici. Elene, col cuore in gola, lo vide sfilare davanti ai suoi occhi, rapido, sobbalzando da cavallo come una sella sganciata, ma salvo. Da quel momento, in tutto lo stato del Morelos, si disse che Zapata aveva sconfitto un intero esercito con un lazzo, per difendere la terra. Da quel momento, Zapata scomparve come un fantasma dietro l'ombra di quelle colline, dandosi alla latitanza. Era diventato imprendibile come il vento crescente della disobbedienza che iniziò ad agitare l'intero paese, e di notte anche i sogni del suo presidente, Porfirio Diaz. Sul carro tra i pacchi si canta, attraversando strade di fuoco, tra i miraggi di asfalto fumante, il rumore del sangue vibrante, la birra che non è abbastanza. E le chitarre suonate scordate, le voci stonate beate, io ringrazio mio padre e mia madre per essersi amate a quel tempo. Sarà che cantare a squarciagola ci fa sentire invincibili, sarà che costruire nuovi mondi ci rende rivoluzionari. Evviva Zapata! La 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 la
fatto. Contiamo i denti dei nostri sorrisi, tra i riflessi di lune calanti e gabbiani, stelle cadenti, desideri di baci asfissianti. E puoi ballare stretti stretti, ma attenzione ai bicchieri rotti, sembrano scaglie di diamanti, ma non valgono niente. Notte romantica spietata, a te le ultime gloriose grida. Sarà che innamorarsi di questi tempi ci rende rivoluzionari. Che viva Zapata! Ed è proprio come del vento che si parla di Emiliano Zapata a Cuautla. Le notizie che arrivano in città dalle fonti più diverse dicono che si trova a poche miglia di distanza, ma c'è anche chi giura di averlo visto a 6 ore di cavallo da lì prendere la città di Jonatepec da solo. Dei mercanti provenienti da est lo avevano invece visto alla guida di 10.000 uomini sbaragliare Matamoros, e ancora Zapata esiste, non esiste, Zapata è ovunque, come ovunque il vento che si alza dietro le colline che circondano Cuautla nella primavera del 1911. Il generale Munghia ha ricevuto dal presidente in persona l'ordine di fermarlo questo vento, di ammazzarlo, reprimendo così questa rivolta di straccioni. E allora tutta Cuautla è blindata, ripiena di bocche da fuoco, pronta all'agguato da giorni, ma per giorni interi non si vede arrivare nessuno, ad eccezione di un lieve soffio di vento. Anche il mercato del giovedì è sorvegliatissimo. Si teme che tramite qualche peone Zapata venga a sapere di ciò che l'attende. Si teme che ci possano essere delle spie. Un uomo con una camicia logora e i capelli arruffati sotto al sombrero nortegno viene spinto per terra da 2 soldati del Quinto Dorato, il reggimento per eccellenza dell'esercito messicano, quello che Porfirio Diaz in persona ha scelto per cancellare il nome di Zapata dalla storia. L'uomo è un mercante di aguacates. Gli hanno trovato addosso una mappa. È stato perquisito il suo carretto gettato a terra. Lui insultato e malmenato. A cosa ti serve questa mappa, cane? Chi devi condurre fin qui, Zapata? Lo strattona un sottufficiale che da giorni attraversa la città, dalla piazza centrale alle mura, attendendo invano di poter sferrare l'attacco contro i rivoluzionari. Il mercante è scosso, spaventato, piange, dice che lui in realtà è un fabbro, ha portato il carretto del fratello perché è malato e la mappa gli serviva per raggiungere Cuautla dal suo paese. Il sottufficiale osserva l'uomo in lacrime, sporco, sdraiato nella polvere come un cane randagio. Rimane a guardarlo per qualche minuto, poi sputa a terra, richiama il suo appuntato e con lui si allontana. I soldati del Quinto Dorato sono solitamente di stanza a Città del Messico, adorano la capitale, i suoi vicoli, i suoi svaghi nelle libere uscite, le bevute, le donne, l'aria remissiva e di riconoscenza che la gente dimostra al loro passaggio. Ma qui, a Cuautla, non ci sono sale d'azzardo.
Non ci sono bar né bordelli e da una settimana si attende un nemico che avrebbero dovuto sbaragliare in poche ore, un nemico che le ultime ronde danno ancora lontano, forse lontanissimo, anche se dal giorno del loro arrivo non si parla che di lui. Ed Emiliano Zapata, se avesse potuto fare di testa sua, non li avrebbe fatti trascorrere quei giorni. L'accampamento era stato smontato, i cavalli sellati, le munizioni contate. Si era tagliato la barba all'alba, lasciando bene in vista i suoi mustacchi neri. E alle prime ore di luce aveva dedicato uno sguardo intenso e deciso. Prendere Cuautla per affermarsi definitivamente in tutto il Morelos. Poi era arrivato un uomo. Diceva di essere un mercante, no, un fabbro, e di giungere direttamente da Cuautla con un biglietto inatteso, un biglietto impensabile per il suo contenuto e per la firma che portava. Zapata ha subito chiamato Proculo. Si sono parlati rapidamente, in piedi, così vicini che le loro voci sembravano solo pensate. Non attaccheremo Cuautla oggi. Ma Emiliano, che scherzo è questo? Sei stato tu a dire... Proculo, ascolta. Lo ha interrotto Zapata, allungando il biglietto sulla fiamma di una candela che bruciava su un tavolino, poco distante da loro, incenerendolo. Dobbiamo dividerci e prendere Axochapan. Manda Eufemio con 100 uomini a Cietla. Abbiamo bisogno di nuove armi, nuove munizioni e, se possibile, anche di altri uomini. Ma Emiliano... Hai paura di affrontare una misera guarnigione di fanteria? Non ti riconosco, davvero, tu! Quasi senza dar peso alle obiezioni dell'amico e braccio destro, Zapata ha proseguito con gli ordini. Io e Serafin faremo lo stesso, muovendoci verso Metepec e Atlisco. Poi, vedendo ancora quello sguardo sorpreso nei suoi confronti, ha aggiunto: Non ho paura di niente, Proculo, neanche dell'inferno. Ma Cuautla, amico mio. Mi dicono che quel che ci attende è molto peggio dell'inferno e dobbiamo arrivarci preparati. Così come preparati, ormai lo sono da giorni gli uomini del Quinto Dorato, al comando del generale Munghia, preparati a ricevere qualche centinaio scarso di contadini male armati e sorpresi. Sorpresi forse non più dello stesso generale nel notare la bellezza disarmante della nuova arrivata in città. Solitamente i corrispondenti esteri sono uomini di mezza età, un po' goffi e pieni di spocchia, incapaci di pronunciare in maniera decente lo spagnolo, figli di un'Europa che guarda al Messico con occhi miopi e con inadeguato progressismo. Mentre l'inviata francese sembra quasi una modella. Il suo spagnolo è fluente, elegante, come la sua persona. La curiosità che dimostra nelle strategie militari affascina il generale Munghia e per lunghi tratti, quelli nei quali si giova di intrattenersi con lei, gli fanno anche dimenticare l'ansia pressante di quell'attesa. Sono desolato che si debba allontanare dalla città, signorita, ma abbiamo già fatto fuoriuscire tutti gli stranieri e è rimasta solo lei. Il generale Munghia mostra alla sua interlocutrice un sorriso imperfetto con due denti mancanti, ma la condiscendenza di lei gli fa credere che i suoi modi, maldestramente educati, possano esserle graditi. La donna si lascia infatti prendere la mano ed accompagnare alla porta del comando, oltre la quale l'attende un altro ufficiale incaricato di scortarla fuori da Cuautla. Prima di congedarsi, il generale Munghia si accosta alla giornalista, che si è presentata come francese, più di quanto aveva mai fatto in quella settimana in cui lei era stata ospite del suo reparto. Signorita Pontipirani, le parole sussurrate dall'uomo sono però interrotte da un gesto della mano della donna. Mi chiami pure Elena. Elena,
quando l'ho vista soccorrere quel volgare mercante perquisito dai miei uomini giù al mercato. Il generale che in me è stato tentato di richiamarla all'ordine ed espellerla immediatamente dalla città, ma... Munghia si concede una pausa in cui indugia sui lineamenti della donna. Ma l'uomo che è in me non avrebbe mai potuto perdonare il generale di essersi privato di una così sublime visione. Elena sente il respiro dell'uomo nel suo, odora di tabacco, di mescale e sudore. E mi raccomando, Elena, quando scriverà della morte di Zapata, ne parli come di un'impresa, non come di un'imboscata di un intero esercito. Si tratta, è vero, di un pezzente, ma d'altra parte prima di me non è ancora riuscito a prenderlo nessuno. Quando sarà? Esageri. Esageri, Elena. Tus amigos, che te va? Non si preoccupi, generale Munghia. Ah, mi chiami Eutichio, por favor. Non si preoccupi, Eutichio. Elena per un attimo ha un calo di voce, il sorriso sadico del generale le fa temere che il biglietto potrebbe anche non essere arrivato, che forse Emiliano, il suo Emiliano, potrebbe non essere stato avvertito e quindi destinato a morte certa. Ma il pensiero passa, rapido, come il vento che fuori da quelle finestre agita una tempesta di sabbia prossima a venire. Ed Elena può terminare la frase. Le garantisco che nel mio articolo... Eutichio, esagerare, parlando di Emiliano Zapata, sarà proprio quel che farò. Ti agarraste por tu cuenta la parra. Dopo 4 giorni di combattimenti folli e sanguinosi, Zapata, su consiglio di un esperto coltivatore della zona, decide di far bruciare tutte le foglie di cili trovate in città. I soldati di Munghia, già decimati e assediati nella torre della cattedrale, vennero accecati dal fumo del cili in fiamme. E così, il 14 maggio 1911, il celebre Quinto Dorato capitolò e Cuautla fu presa dai ribelli. A Porfirio Diaz, morto nel 1915 durante l'esilio francese, succedettero altri uomini di potere che altri uomini di popolo combatterono. Elena Pontipirani continuò a nutrire la sua ammirazione per Emiliano, un'ammirazione che era diventata già da tempo irrefrenabile passione. E di Emiliano Zapata e l'ombra del pueblo, cosa possiamo dire che non ci prenda una vita intera per narrarlo? Si può dire quel che è noto. E cioè che 8 anni dopo quella battaglia cadde per un tradimento. Elena, quella volta, camuffata da donna indigena per passare numerosi posti di blocco, non riuscì a persuaderlo di non fidarsi. Il corpo del condottiero fu sfracellato dalle pallottole, la sua testa portata in giro per tutto il Morelos come un trofeo, come un monito. Neanche il vento ci può sfuggire. Ma si sbagliava, Carranza, il dittatore di turno. Perché quel vento che soffiava le parole terra e libertà gli è sfuggito e circola, forte ed impetuoso ancora oggi, in Messico e in tutto il mondo. Ma questa, per fortuna, è un'altra storia.